Ciao ragazzi, io sono Emanuele e questo è sempre Through the Looking Glass. Allora eccomi oggi qui con colpevole ritardo per dire due parole sulla seconda stagione di Ash vs. Evil Dead 2. Riassumendo al massimo, stagione che mi è piaciuta di più della prima, che però come la prima cade nel finale. Un finale che non mi è proprio piaciuto e che ha vanificato quanto di buono, anzi oserei dire di ottimo, è stato fatto in tutte le puntate precedenti. Sì, perché da come inizia questa stagione, ovvero con Ash che apre e sventra un barile di birra con la motosega, si capisce che siamo sempre al top. Per non parlare delle battute che sforna in questo primo episodio. Ash, lei è mia figlia. Oh, piacere tuo di conoscermi. O ancora, muoviti perché voglio tornare a mettere la mia carne piccante in un sandwich madre e figlia. Forse l'ho già detto nella recensione della prima stagione, però io farei una serie senza demoni, senza possessioni, incentrata solo su Ash e sulle sue conquiste amorose. Magari con come spalla suo padre, Brock Williams. Ma puoi chiamarmi Cock. Geniale, cazzo, geniale. Papà di Ash, che per quanto poco si sia visto, secondo me è risultato un personaggio niente male. E vogliamo poi parlare del finale della terza puntata? Cioè, il padre di Ash è lì che sta per fargli una rivelazione della Madonna e bam, 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 investito. C'è chi ci è rimasto male, io l'ho trovato esilarante. Il fatto che poi la telecamera includa nell'inquadratura la testa spappolata del papà di Ash, mentre il figlio è lì che lo guarda disperato, accentua secondo me la comicità del momento, che tutto dovrebbe essere fuorché comico. Non mancano naturalmente le citazioni ai film. Pensate alla puntata 9, quando all'interno di Ash cresce una sua copia, lui per provare a ucciderla ingurgita l'acqua bollente come faceva nell'Armata delle Tenebre. E tra parentesi, sono morto quando si tira fuori quell'essere che continua a dirgli "Fuck you, Ash, fuck you, motherfucker!" Veramente sono scoppiato a ridere come un imbecille. Tutto lì piccolo, tutto brutto. O ancora pensate alla scena di Kelly quando nella prima puntata viene attaccata da quella sua sosia lì sotto in quella caverna lì che vabbè è uguale, molto simile a quella dove finiva Ash nel castello nel Medioevo, nell'Armata delle Tenebre. Minchia, mi sto spiegando veramente come un cane, però avrete capito, no? Kelly che nella prima puntata sfiora addirittura la citazione a Bruce Willis e l'agente John McClane con quel Yippee-ki-yay, motherfucker. Nella quinta puntata poi ci sono anche rimandi nemmeno troppo nascosti al film La Cosa, con un gruppo di persone nel quale qualcuno non è chi dice di essere e nessuno può fidarsi di nessuno. Una situazione che, a dire il vero, sa un po' di già visto. C'è pieno però in questa stagione, ragazzi, di momenti veramente epici. Pensiamo a tutta la scena di Ash all'obitorio nella seconda puntata. Non superi il culo, non superi il culo! Una delle scene più belle di tutta la serie. Anzi, una delle scene trash più belle che abbia mai visto. Ash che viene tirato su per il culo con tutti quegli escrementi, mi veniva veramente da vomitare. Per non parlare poi della puntata 3, dare una festa con cocktail a base di chetamina per potersi riprendere la macchina? Geni, tanto assurdo quanto geniale, anzi, come direbbe René Ferretti a Stanislas La Rochelle, mito, genio! Chi era questo personaggio di Boris? E poi ragazzi, la macchina posseduta, le dita mozzate, il cerchione sventra corpi, le facce squartate dalle gomme, mamma mia, lì eravamo proprio over the top. Ho apprezzato tantissimo anche la presenza nella sesta puntata di Cheryl, la sorella di Ash, la cui possessione è stata realizzata veramente alla perfezione, secondo me. Era davvero inquietante. La settima puntata poi viene fuori dritta dritta da Mr. Robot, almeno i primi 10 minuti. Ero certo che fosse tutto nella mente di Ash, se no sai che delusione. Ho fatto un mezzo spoiler su Mr. Robot. E menzione speciale per il pupazzetto Ashy Slashy. Semplicemente spettacolare, ragazzi, me ne sono innamorato, lo voglio assolutamente. Secondo me si troverà anche a breve online. E ha funzionato anche, secondo me, la puntata 8, dove vediamo questo Bad Ash che, devo dire, era abbastanza inquietante, quando si aggirava per i corridoi con la motosega spianata. E la puntata 8 è anche quella dove muore, almeno sembra, Pablo, che secondo me in questa stagione, ragazzi, non so voi, è stato un po' sacrificato. Mentre invece chi ha guadagnato punti e tanti anche è Kelly. Anche per merito della, devo dire, sorprendente Dana De Lorenzo. Coloro che invece non mi hanno convinto del tutto sono Baal e Ruby. Baal è stato un villain che sinceramente non mi ha esaltato più di tanto. Mentre Ruby l'ho sempre percepita come se fosse di troppo. Anche quando nel finale vediamo la folla che festeggia e lei che compare lì in mezzo, non è che ho fatto "Oddio, che colpo di scena", anzi. Tutt'altro. Devo dire che gli ultimi minuti, col finale a Tarallucci e Vino, mi ha un po' spiazzato. Non c'è un colpo di scena che metta suspense per la prossima stagione. E di certo non può esserlo, appunto, il fatto che vediamo
Ruby lì in mezzo alla folla, eh. Ecco che quindi, come per il finale della prima stagione, anche il finale della seconda stagione, secondo me, non rende giustizia, va un po' a rovinare tutto quello di buono e, mi ripeto, di ottimo che si è visto in tutti gli episodi quasi di questa seconda stagione. Cazzo, mi dite sempre che ho l'accento genovese? Io dico sempre di no, ma ora l'ho sentito pesantemente anche. E ora non so cosa aspettarmi dalla terza stagione. Io sotto sotto continuo a sperare che prima o poi Ash finisca nel Medioevo. Boh, staremo a vedere, ragazzi. A voi questa seconda stagione è piaciuta? Oppure vi ha fatto cagare, come sempre? Lo sapete, se volete lasciatemi un commento qua sotto che io, se riesco, rispondo a tutti. E ragazzi, a me non resta altro che ringraziarvi della visione e darvi appuntamento ai prossimi video, sempre qui su Through the Looking Glass. Mi raccomando, Through the Looking Glass. Ciao a tutti.